Il prodotto che adesso stiamo per fare è la finocchiona, un prodotto tipico toscano che viene fatto con le carni scelte grasse e magre di suino e viene preparato nella maniera tradizionale e tramandata nei nostri tempi. Allora, gli ingredienti per fare questo salume sono semplici: sale, finocchio selvatico che noi raccogliamo direttamente nei campi, pepe e aglio. Impastiamo il tutto a mano per non surriscaldare il prodotto affinché non prenda l'acidità e poi lo insacchiamo direttamente, sempre manualmente con un'insaccatrice manuale, in degli involucri naturali sempre di maiale. Tutto ciò poi verrà stagionato per circa 2 mesi e la finocchiona è pronta. Questa è una miscela di sale, pepe, finocchio selvatico, aglio. La caratteristica di questo insaccato, quando viene tagliato, tende a sbriciolarsi. Adesso inizia il momento in cui viene impastato tutto ciò per varie decine di minuti, in modo che le carni si amalgamino perfettamente a tutto ciò che ci abbiamo messo. Questo sistema è molto antico, veniva fatto dai norcini prima nelle case, che nel periodo invernale, dove veniva macellato il suino, tra dicembre e gennaio, venivano preparati tutti i tipi di insaccati. Quando l'impasto è pronto, lo compattiamo, perché adesso verrà insaccato. Adesso mettiamo la pasta ottenuta dentro l'insaccatrice viene contratta dentro l'insaccatrice in modo che non rimanga aria per facilitare l'insacco. E adesso insaccata in questo modello naturale di suino, basta. Questa che sto facendo è un'imbragatura e poi vengono date degli spanghi di circonferenza perché tutto ciò si amalgami durante la stagione. Questa è una presentazione, ecco, adesso le metto una punzecchiatura perché se rimane l'eventualità di bolle d'aria possono fuoriuscire